ormai fatto tu lo sai, esatto, e però sei venuto a presentare questo corto di cui fai parte, sì, che è un corto importante anche a livello sociale. È un corto importantissimo, il titolo è A Voce Nuda, dalle 19.30 di questa sera è online su RaiPlay. Io vi invito ad andarlo a vedere, semplicemente per il fatto che bisogna raccontare, bisogna conoscere quali sono le insidie che si nascondono nel web. Io ad esempio non conoscevo questa sex extortion, che in realtà in Italia è presente con dei numeri spaventosi e colpisce sempre di più ragazze e ragazzi sempre più giovani. Io ho un fratello di 16 anni e mi ha veramente colpito quando mi hanno proposto il progetto e ho detto ok, facciamolo, perché se non lo sapevo io, forse non lo sanno tantissime persone. E dobbiamo soprattutto dire ai ragazzi e alle ragazze che se le capita una cosa del genere sono vittime, quindi devono denunciare. Andrea, quanto è importante secondo te che voi artisti mandiate questi messaggi? Perché voi magari siete ascoltati, avete un seguito, hai tantissimi follower. È fondamentale. Come gestisci anche situazioni poco carine che ti trovi ad affrontare sulla rete? Ma sulla rete ci sono persone che vogliono magari chiacchierare o condividere, persone che hanno bisogno di sfogarsi, quelli che vengono chiamati haters. Ma non li calcolo molto, li blocco, nel senso sono persone che stanno male, che hanno i loro problemi, hanno le loro fragilità e trovano nella rete uno sfogo. Cioè so che quegli insulti vengono da qualcuno che sta peggio di me. Senti Andrea, è un momento sicuramente d'oro dal punto di vista professionale, anche il tuo San Merizzo ha avuto tantissimo successo e molti sognano di vederti come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Dimmi chi sono questi molti. Guarda, adesso stiamo parlando proprio di traguardi a cui bisogna arrivare, a cui bisogna studiare per arrivare, e bisogna conoscere, c'è tanto percorso da fare. Quindi già il fatto che molte persone sperino di vedermi in una carriera longeva mi fa felice. Che periodo è della tua vita personale? Un bel periodo della vita. Guarda, è un periodo bellissimo quello della mia vita personale, sono serena, è stato complicato ammetterlo perché non è facilmente accettabile un rapporto fra due persone che hanno un'età un po' diversa, perché vabbè, non so se lo sapete, ma immagino che lo sanno piano molte persone, dato che è stato uno scandalo, il mio ragazzo è più giovane di me, ma sono felice, mi spiace per chi questa cosa non l'accetti, ecco. Ecco, però in attesa della chiamata da Sanremo adesso stai per riprendere la tua tournée 40 e sto. Bravo, quindi, e qua ti volevo, ecco. Promozione allo spettacolo 40 e sto, in giro per i teatri inizio novembre, è uno spettacolo che spacca, fa ridere e non ho alcun dubbio che piaccia, cioè per la prima volta nella mia vita mi sento, non è vero, sono sempre spocchiosa, ma sono spocchiosa con molto, molto, cioè, molta intelligenza qua, molta consapevolezza, grazie. Invece in TV dove ti rivedremo? Ora, intanto radio, perché voglio fare promozione anche un po' alla radio, ricomincio l'11 settembre, ci tengo tantissimo la versione delle due, ci saranno delle sorprese infinite e poi ci vediamo anche in TV, ma vi dico tutto quando abbiamo più certezze. Ma il cinema invece? Allora, diciamo che sono tutte cose che sono, no, più che embrionali, ma sai com'è, dico qualcosa, poi salta e mi dite ah, hai detto una bugia, no, è saltato, non mi va di dirvi poi è saltato. Senti, sui social ha molto seguito questa tua svolta sexy. Ce la puoi spiegare se ti senti più a tuo agio adesso con la, sì, con la femminilità? Sì, guarda, mi sento molto, non so per quale motivo, però è vero, da quando ho 40 anni mi sento molto più sexy di quando ne avevo 20. Prima volevo tanto piacere, adesso mi piaccio, è qualcosa di particolare, me l'avevano detto che sarebbe successo, poi sai, non ci credi mai. Forse perché mi prendo più cura di me stessa, faccio un uso dei social anche per far passare questo concetto. Non lo so perché, devo studiarlo in analisi. Grazie, grazie a voi ragazzi, grazie!